Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcher, ben trovati in The Binding of Isaac Afterbirth. È un po' che non facciamo una cosa, e questa la pagherò, la pagherò, la pagherò cara. Ho visto che manca la grid mod sul Blue Baby. Lo so, la pagherò durissima, lo so. Mi faranno molto male. Però vabbè, proviamoci. Attiviamo un attimo l'item tracker. Ok, è attaccato, perfetto. Cacca, contenente, niente. Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Vediamo un po' se riusciamo a tirare fuori qualcosa di decente. Che questo è già quasi discreto. Qualcosa di decente dal nulla. Perché non possiamo fare niente. Peccato. La bomba è recuperabile. La chiave è recuperabile. I cuori non ci servono. Non possiamo dargli niente. Ci tocca così. Ci tocca andare in questo modo, che non è proprio esaltante. Vabbè, dai. Prendiamo anche le monete al momento. Possiamo anche prenderci le monete perché sennò altrimenti siamo nei guai. Non fate uscire ragni, dicevamo. Non fate uscire ragni. Poi mi tocca ucciderli velocemente, sennò poi sono diventati ingovernabili. Dicevamo dei ragni. Diventano ingovernabili preso in pieno. Ottimo. Bravo a me. Quando corrono veloci non ci si può fare molto, eh. Soprattutto quando si è sullo stretto, muori. Sì, adesso prendo veramente 10.000 colpi a testa. Grosso. Grosso, grosso problemone. Quel ragnetto però deve morire velocemente, perché sennò non riesco a sdevelinarmi da qua. Erano quasi alla morte, meno male. Oh cacchio. Buongiorno. I Diglett sono una bella aggiunta, piacevole aggiunta, piacevolissima aggiunta. Muori anche tu. Ah, m'ha preso. No, questo non me l'aspettavo. Non ero preparato. Tu muori prima. Ok, vai Diglett, finisci di esistere. Vabbè, abbiamo preso due da un danno. Vabbè, dai, a due danni è vero. No, oddio. Non benissimo. Allora, con 17 monete, con 18 monete, cosa andiamo a fare? Potremmo aumentarci un po' la qualità di sparo, la velocità di sparo. Però, aumentare la velocità di sparo poi non mi permette di prendere questo. Quindi andiamo prima a vedere, andiamo a prenderci la chiave. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Va. Oh no. Ma che sfiga. Cosa mi ha... Ah, sono stato colpito da questo stronzo qua. Maledetto. Maledetto. Ah! Allora. Quindi non possiamo fare praticamente più nulla in questo momento. Possiamo rirollare qua, ma rirollare vuol dire perdere degli altri soldi. Andiamo dal boss, dai. Vediamo che accade. Chi sei? Ok, vabbè. Sei quasi gestibile. In tazza piccola sei quasi gestibile. Dove sei però? Devi venirmi incontro, sennò non posso fare niente per te. Porre fine alle tue sofferenze è il primo dei miei pensieri. Te e a quello piccolino lì che mi dà fastidio, Little Steven, che mi dà ancora più fastidio di te. Ci vorrà una vita. Ho bisogno di danno. Danno, 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 danno. Danno, 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 danno. Shit. Ah, eccolo, bravo, bravo te, no, bravissimo, però magari se non esplodi fortissimo nei denti è carino. Oh, no, 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 no. Primi livelli sono sempre, il primo livello è sempre più difficile col Blue Baby, però se ne esce. Oh, signor, sei troppo vicino. Sei troppo vicino e non vedo una fine alle tue sofferenze. Quando scoppi? Cerco perché so che prima o poi scoppia. E se mi è troppo vicino non ho modo per reagire. Allora sto cercando di ignorare l'altro per colpire questo. Trotta, eccolo lì. Dai, su, muori! Ma quanti colpi ti devo dare? Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, adesso preoccupiamoci dell'altro.
dell'altro menaggio con quel mezza vita che ho e quella mezza vita che mi rimane. Nope. Prima uccidere un attimino questi perché sennò mi stanno veramente in mezzo ai piedi. Allora, ecco, puoi stare lì, incastrato lì per l'eternità. Non ti muovere mai. No, era bello quando stavi lì, fermo. Immobile, non rompere le balle. Nee, t'ho visto. T'ho visto, mascherina. No, mascherina. Testolina, cosa? Sì, direi testolina. In questo caso è più testolina. Dai, dai. Non che... Non mi sento fiducioso su questa run, devo dire. Aiuta! Convinto non mi colpisse da lì. Convintissimo non mi colpisse da lì. Basta che non mi sniperi, io sono soddisfatto. Ucciditi. Suicidati, non lo so, cacciati giù da un ponte. Ok. Vabbè. Finché... Oh, chi sei? Carl Lewis? E Carlo. Un salto di 15 km. Ecco, sono dopo 3. Dannazza. Questo primo livello durerà l'eternità. Durerà per sempre. Durerà per sempre. La puntata sarà solo questo boss. Poi seconda parte in futuro. Quando avrò recuperato le forze mentali. No, porca vacca. Di qua. Facciamo fuori anche questo. Mi devo concentrare. Purtroppo mi devo concentrare perché la cosa si sta sviluppando in maniera molto pelosa. Pelosa. Intorno agli anni 60, quindi proprio di brutto. Dove c'era proprio il... No, 70. 70 che c'era proprio bello, libero. Divertimento massimo. Dai, su. Oh mio Dio, per gli ultimi 4 quadretti di vita. Porca zozza. Ora mi ammazza un ragnetto rogue che mi vola a 200 all'ora sulla faccia, sta vedendo. Oh mamma Saura, tu... Ah, oh, l'avevo detto. Ah, oh, piano, vai piano, perché corri? Ma porca miseria. Allora, qua c'era quella roba lì che non mi serve assolutamente a niente. Devo cambiare gli oggetti, fa cagare. Blood clot. È qualcosa, è già qualcosa Blood Clot. E mi va bene, anche perché così... Oh, liver. Non so dove recuperargli gli altri soldi, è quello il problema. Ero liver sarebbero due vite, però sinceramente due vite le posso pagare a 10. Quindi è meglio. Quindi è meglio così. Bombe non ne abbiamo, abbiamo deciso che proprio non se ne può fare. Ok, non si può fare, quindi andiamo... al boss super mega. No, super mega è una mazza, che non me l'aspettavo. Super mega, di super mega questo boss ha molto poco. Mi è andata fin troppo bene. Sono solo stato preso alla sprovvista, ma anche stavolta, in verità. Ecco quando i pin non sono sincronizzati, ecco, e comincia a essere già un po' più un problema. L'unico modo in cui i pin possono essere preoccupanti. Ok. Pin asincroni. Ecco. Possono essere una minaccia. Una piccola minaccia, però. Pur sempre una minaccia. Quindi questo patto col diavolo me lo ciuccio, fondamentalmente. No, non me lo ciuccio. Fantastico. Va benissimo così. Mi posso accontentare. Come primo patto col diavolo, va benone. Allora, qui invece non ho bombe, quindi non c'è niente da fare. È inutile che sprechi due monete qua. E tu non puoi esplodere. Quindi va bene, giù, andiamocene. Scoppiamo tutto, io ho bisogno... Oh, 7, molto bene, ciò vuol dire che... 8, ciò vuol dire che... Torniamo su. Ui, e prima che magari poi non ce ne siano. Quando nel prossimo piano poi magari non ci sono. E me ne pento. Andiamo e basta. Poi ne parliamo. Allora,
Ma andiamo a vedere subito cosa c'è nella stanza. È un damage up, per carità, ma è un damage up. No, di 1,78. No, no, è un damage up con i controcazzi. Va bene, è diventato. Non mi ricordavo quanto fosse diventato utile il gatto a nove code. Sì, perché prima era soltanto. Nel vecchio era solo un. Come si chiama? Era solo un. Uno shot speed upgrader. E invece adesso è diventato anche un damage up. E a quanto pare anche mediamente interessante. Qua non c'è niente che non debba rirollare. Ok, va bene, d'accordo. Quindi cacca, lo so, non ho scoppiato cacche per ore, ma non è importante, sinceramente non la vedo così importante. C'è una chiave, ok, sì. Nel dubbio. Io chiedo, poi se trovo bene. Vediamo se riesco. Mamma Saura. E vedo se riesco a risolvere tutto alla seconda ondata. Se no, no. Però quasi. Ok, i ragni. Ragni sono sempre la priorità, sempre priorità i ragni. Poi tutto quello che viene dopo. Oh, ecco, appunto, dicevamo. Poi tutto il resto viene secondariamente. Vieni. Anche questi sono anche meno un problema, ma decisamente meno, anche perché Bloodclot li uccide in un colpo. Bene, molto bene. Questi un po' meno, però ci sta. Questo non dovrebbe morire in tanti colpi. Uno che si alza. Erigetevi, belini scheletrici. Non belline scheletriche, sono. Cioè, sembrano. Quando si erigono sembrano un po' dei peni scheletrici. No? Sbaglio, sono io. È solo una mia impressione, dite. Va bene. Just me, just me. Ok. Prima occupiamoci di tutti questi che sono pericolosi. Se si muovono così, in maniera rogue. Ok. E manca questo, e poi aspettiamo che si eriga. Avete visto le venature? Era perché pieno di venature, cioè, carino. Era un tipo. Qua. Poi andiamo a vedere cosa c'è nel secondo. Stanzino degli oggetti. Va bene. Non che mi esalti, però sempre meglio che un pugno in faccia, oserei dire, dai. Va bene per il momento. Cosa. Voglio vedere. Sprechiamo un. Niente. Peccato. Ci ho provato. Andiamo. Potrei andare a provare e rischiare la vita male qua perché il mio pad non è esaltante? Ok, ce l'ho fatta. Il mio pad non funziona bene. E diciamo che il pad dell'Xbox One, il pad, la croce direzionale dell'Xbox One è veramente una delle peggiori croci direzionali mai partorite dal mondo. Vediamo un po' se mi dà qualcosa. Non c'è niente di interessante. No. No, questa forse al massimo un attimino. Ma nulla di che, nulla di che. Obiettivamente nulla, nulla di che. Possiamo andare dai boss, va. Ok. Uno boss, forse riesco anche a farlo entro i 30 secondi che mi sono stati assegnati. Grazie a Gemini, tra l'altro. Che ho trattato male in precedenza, ma. Tutto sommato può essere di grande aiuto. Rischiato veramente la pellaccia. Sì, dai, che ce la faccio. Oh, wow! Ecco, l'ho presa un po' rapida, ecco. Finché non fai uscire la testolina. Ecco, che c'è qua. Però forse sono a distanza. Ah! Sono a distanza. Vaffanculo! Dicevo, sono forse a distanza di sicurezza. No. Ah, perché vorrei fare. No, porca miseria, maledetto me. Volevo far attaccare Gemini, però questo mi portava a essere un po' troppo vicino. E infatti mi ha fatto subire un sacco e mezzo di danni.
Andiamo a rigirare la frittata. Vediamo cosa esce. La bomba a 3 io così così la prendo. Ma sì. Una vita. Direi vita o a 15, cazzarola, no. Non ha senso. Se riesco a trovare un cuore spirituale, se riesce a uscire fuori, potrei prenderlo. No, va bene. Portiamo indietro ancora. Oh, eccoli qua. Niente. Non mi serve altro che questo. Basta. 2, 3. Ok. Va bene così. Sta bene così per il momento. Andiamo al boss e vediamo se riusciamo allora ad avere un patto col diavolo umano. Per riuscire a fare qualcosa di utile per l'umanità. Buongiorno. Oh no, mi ha colpito. Come ha fatto a colpirmi? Ha preso un pixel probabilmente, perché cioè era difficilissimo colpirmi. Vabbè. Ok. Fair enough. Fair enough. Direi che è praticamente finita. Devo dire che i super boss sono durati poco e erano tutti piuttosto facili, devo dire. Allora, qui mi ha dato qualcosa, vuoi dare qualcosa? Cosa? Qualcuno? Niente? No. Ok. Allora. Non c'è proprio molto, perché il Nine Lives mi porterebbe a un cuore spirituale, capito? 9 vite, però un cuore spirituale contro monete non è propriamente il meglio per affrontare il prossimo piano. Il coltello potrebbe essere già un qualcosa di un po' più furbo, e il chiodo meno, chiodo meno, il chiodo meno, non lo so, chiodo forse un po' di più, un'attiva. Ma sì. Prendiamo il chiodo. Prendiamo il chiodo. Prendiamo il chiodo. Ok. Allora. Possiamo almeno caricare un attimino il danno. Possiamo caricare il danno. Allora, una bomba. No, perché sprecare la bomba qua? Nella speranza che esca fuori un qualcosa in sconto. No, non serve. Non ci è utile. Andiamo giù. Al momento il danno è poco, la vita non è abbastanza per quel poco che è il danno, è un problema. Oh, questo è già molto meglio, ad esempio. Potrei prendere pigiama, che vorrebbe dire 3 cuori spirituali, però ho bisogno del danno. È un cuore spirituale, però è un aumento di danno non indifferente. L'aumento dell'hitbox anche non indifferente, però per il momento mi sta bene. Non adesso. Non adesso. Andiamo prima a fare quello che mi resta di questi qua. Allora, quindi, ho usato. Oh, porca vacca. Oh, ah, e basta. Quindi, comportiamoci bene. Con calma, sangue freddo. Andiamo a ragionare. Questi devono morire subito. Devono morire prima questi, temo. Questi devono morire. Invaders must die. Qualcuno ascolta i prodigi? O ha visto Scott Pilgrim vs. The World? Perché Invaders must... Ma oh! Invaders must die è un... fa parte della colonna sonora di Scott Pilgrim vs. The World, che è un... cazzo! È un grandissimo... Ma da... È un grandissimo... film, preso, film tratto da un meraviglioso fumetto, un meraviglioso fumetto che vi consiglio anch'esso di andare a vedere perché è illuminante. Un po' cosa mi ha colpito? Ah, c'era il creeper terra, figlio della merda. Consiglio perché parla un po' dell'underground musicale, videoludico con un sacco di citazioni. Underground videoludico musicale, pop anni 90. È figo, è figo. È veramente molto figo. Andiamo a vedere se c'è.
niente, ad esempio. Qualcosa, ma se c'è anche niente, va bene uguale. Rirolliamo un pochino, perché adesso a questo punto mi va bene anche un... mi vanno bene anche le batterie. No. No. Quindi? Allora? Con ciò? Ah, ecco, no, perché sai... Oh, questo potrebbe essere interessante, ma non granché. Questo potrebbe essere un buon elemento difensivo, ma non mi esalta. Quindi bomba. Danno? Danno. 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 Quanto? 1,87. Arriviamo a 10 con i danni. Adesso dalla prossima stanza possiamo cominciare a preoccuparci esclusivamente della... Ah, qua non possiamo entrarci perché mi sono dimenticato di prendere la chiave. Sono uno stronzo. Vabbè. Vabbè, vediamo. No, 4. Niente, 4, scherzavo. Non posso prenderlo. O forse sì, forse me le dà il quinto. Usci. Resta lì. Ci stavi tanto bene lì, eri tanto carino. Sei carino lì, stai bene. Sei comodo, vicino alle spine tra l'altro. Che è danno, così, danno gratis per tutti. Non so dove sei, in questo momento ti ho completamente perso. Vaffanculo. Suca. Merda. T'ho fregato. Ok. E questo invece mi preoccupa già di più, perché mi piace poco. Molto poco. Poi Verdino è veramente stronzo. Ah. Verdino credo di averlo, non averlo mai neanche affrontato. No, sì, l'ho affrontato sicuramente. Ecco, il problema è quando vai anche in diagonale, perché poi mi smerdi tutto il pavimento e non ce l'ho il mocio per pulire qua. Cioè, non posso neanche lavare a sguazzo. Non posso far niente. Rimbalza così, va bene. Mi sta bene. Se picchi nello spigolo poi è ancora meglio. Credo prima del tuo salto prossimo potrei ucciderti. Prima del tuo salto prossimo. No. Oh, porca. Ho rischiato di dare un bacino al creeper terra. Ok, abbiamo 9 monete, ciò vuol dire che possiamo andare a prendere questa chiave, ciò vuol dire che possiamo andare ad aprire questa porta che contiene fuffa. Fuffissima, non fuffa. Fuffa sarebbe poco. Dannazione. Allora. Stavo pensando a un metodo per... So che sto rischiando di nuovo con il joypad di merda. Ah, ce l'ho fatta di nuovo, però non serve a niente. È stato inutile, bene così. 4 monete, che me le tengo, c'ho niente da fare, non c'è niente da scoppiare qua dentro. Qui? Neanche. Sperando di arrivare a 5, ma niente. Oh, via, chi sei? Doppio? Sì, doppio. Uno speciale e uno normale. Prima facciamo fuori quello normale, va? Preoccupiamoci di quello piccolo per poi fare quello grosso. Come i mostriciattoli di cosa? Avete visto? Ho giocato a Monster Hunter Generation. Che i gattini che danno una mano sono... vanno a preferenza se prima attaccare quelli grossi o prima attaccare quelli piccoli. Esattamente così. Io ho come preferenza prima piccoli. Che detto così può essere... Prima quelli piccoli potrebbe essere una frase che può dire Saratini. Come disse Saratini, ci sta. Era un po' che non lo dicevo. No, te, era un po' che non lo dicevo. Yeah, ok, dammi qualcosa di utile. Ma guarda che potrebbe essere qua. Sono stronzo. Qui sono stronzo io. Ammetto la mia stronzità. Sì, la ammetto plurimamente. Ah, porca. Questo mi serve. Buono. Ah, dannazione. Vabbè. Ho preso 2 danni veramente idioti qua. 4 monete, non posso fare niente. Non c'è nient'altro. Qua sotto c'è qualcosa? No. Via. Non la vedo bene. Continuo a non vederla bene, ma proprio per niente. Ma niente, è vero. Poi se mi fate prendere robe a caso,
da range up, ok. Qui? A saperlo. Quasi quasi cedo tutti i miei soldi qua dentro, che almeno mi arriva forse un net upgrade. Non ci credo. C'è un'altissima possibilità che arrivi un net upgrade, naturalmente. Nope. Ok. Ottimo. Ho fatto una cagata. Vabbè. Già che ci siamo. Due? Ok. Volevo un cuore spirituale, ragazzo. Così. C'han così. Cuore spirituale. Nope. Ok. Ah, a questo punto non ci resta che sperare, direi. Via, ok. Occhi anche. Anche gli occhi. Devo beccarmi al volo. Va bene. Finché restano così, magari un pochino più di tempo tra uno e l'altro sarebbe stato gradito, ma... quanto pare no. Quanto pare no. Ah, no! Ho dato una facciata. Ho dato una spigolata. Ho dato una spigolata, ebbene sì. Va bene, fa lo stesso. Prenderò... prenderò un malus... quindi prenderò meno monete. Succede. Sapevo che era pericoloso girare lì intorno, però non credevo di riuscire a fare questa baccata. Ciao. Fate pure con calma, eh. Non mi spawnate proprio davanti al muso. Oh cazzo, si è liberato questo, ok. Bombe stronze, bombe stronzissime. Chi c'è? Ancora tu? Bene, prego. Ah, no. Ah, mi ha preso. Ah, mi ha preso, mi ha incastrato. Drammatico. Non attivo, non attivo, perché so che sono all'ultimo e posso uscirmene e poi rientrare per andare a prendere, per riprendere di nuovo un attimino di bonus danno. Quindi questa chiave. Vieni. Stavo mancando, ma ci ho girato intorno. Dammi qualcosa di umano, per favore. Poteva andare peggio. Sì, poteva andare peggio. Pronti? Sì. Prego. Opla. Tu non dovresti essere... Ah, no! Tu no! Ma se siete due e uno fa snipering fisso di nascosto... sì, siete un problema. Immaginavo fossero due, ma non credevo che fosse partito subito sottoterra quell'altro. Maledetto infame. Ah, c'è anche il il giamperino, c'è? Ah, no, ok. Devo uccidere prima questo, assolutamente. Perché sennò non riesco a capire dove va l'altro. Che è una preoccupazione più grande. Ok, perfetto. Ora possiamo ragionare con te. Ragioniamo, ragioniamo. Tu sei a momento laser. Sì, bravissimo. Fai tutto il laser che vuoi. Perché non mi laserizzi? Laserizzami. Laserizzami, t'ho detto. Laser di nuovo? No. Purtroppo da quando Rockly Smiler non ha suggerito il Baco di Monstro 2, non si può più costringere a fare laser continuo. Laser. Purtroppo ci ha fregato tutti, Nick. Allora, ma già che ci sono, per non perdere il bonus, diciamo così. Ah, due! Sembra un'ottima idea. Oh no, che danno stupido. Sai che sono fregato, sapete? Perché metto già in conto che un danno qua lo prendo facile e quindi sai che sono fregato. Ah, zozzonissima. Ok. Qui. Lontano da me. Dovrò col dare dei danni omogenei un po' a tutti perché non... forse no. Forse ho dato abbastanza. Oh cacchio. Stati nel laser. E ora? Niente danno. Non ci credo. Uno dei due ormai deve morire. Proprio c'è. È scritto. È scritto. L'ho ucciso, vero? Ok, meno male.
Laser. Laser ora. No, stavo bene lì. Laser. Mamma mia, volevo fargli... volevo fregarlo. Ho rischiato di fregare me con le mosche, ok. Uff. Ok, un attimo. Ah no, non può, devo entrare per forza qua dentro. Oh no. Niente. Non ci posso fare nulla, va bene. A questo punto, visto che tutto ciò è assolutamente segreto, prendo una chiave e me ne vado via. Ciao. Morire qua sarebbe disonorevole, a dir poco. Ok. Giù. Certo che con così pochi cuori è un problema. Grosso problema. Enorme problema. Cosa c'è di bello qua dentro? Assolutamente nulla. Datemi qualcosa di furbo. Non questo, ma un contact, per carità, non male. E questo poi mi serve un casino. Devo tecnicamente resistere 3 ondate, praticamente. Oppure pagare 5 e pregare. Assolutamente no. E ripagare 5 e pregare un'altra volta. Porca miseria. Fatemi pensare. Se io faccio così, ok, metto qua sperando che esca fuori 5 monete da qui. Porca miseria, non è uscito un belino. Ah! L'idea era giusta. Però ora non posso prendere questo. Devo resistere 3 ondate. 3. Via. No, dai, su. No, no, scherziamo. È una presa per il culo questa. È una, proprio una bella presa per il culo. Complimenti. Complimenti per la presa per il culo. Ma va a cagare. Va bene. Era tutto troppo complicato. Ci riusciremo. Dio mio. Quindi... se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, condividete con persone che potrebbero interessare questo genere di cose. E c'è anche Reddit dell'Indiebang, reddit.com/r/indiebang. Mi dispiace che questa puntata sia durata poco, però avete visto la run che mi sono ritrovato, io poi le metto tutte, quindi anche queste che sono sfortunate non è che non le metto online, le butto, dico no io faccio solo le run fighe, no, io le metto. Quindi anche quelle non sfortunate. Ogni tanto una sfortunata può capitare. Detto questo, se dicevamo reddit.com/indiebang, Reddit dell'Indiebang, con le vostre meravigliosi disegni, ne fate sempre di più, sono sempre più felice, siamo sempre più felici, ce ne sono diverse centinaia di disegni ormai. Poi, delle curiosità su di noi e in più anche il calendario delle live. Il calendario delle live, innanzitutto, tra l'altro, vi ricordo che domani alle 15.30 c'è il formato finale del nostro del mio nuovo show alle 15.30. Faremo un gioco nuovo a puntata, quindi ogni settimana un gioco nuovo. E proveremo sempre almeno un gioco nuovo per 2 ore, dalle 15.30 alle 17.30. Quindi vi aspetto su Twitch, su YouTube e su Hitbox, come sempre. Detto questo, direi che è tutto. Ci possiamo vedere alla prossima puntata. Gli indirizzi, se volete contattarmi, gli indirizzi sono questi qua in alto a sinistra. Quindi per il momento è veramente tutto. Stavolta è veramente tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!